Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere cosa ho acquistato in questo periodo e dei regali che ho ricevuto. Questo è appunto un video haul pre-pasquale. E prima vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e chiudere l'info box. Troverete come sempre tutte le informazioni per quanto riguarda i miei social. Inizio subito subito a farvi vedere una bellissima novità che è entrata a far parte tra tra le cose che più adoro, cioè i profumi. Seguite, sapete che io adoro i profumi, soprattutto quelli dolci, quelli profumati, quelli fioriti. Se mi seguite da un po', sapete che adoro i profumi fioriti, quindi quelli floreali, quelli fruttati, quelli dolci, quelli che stanno proprio di. Quindi inizierei proprio da quelli. Allora, in primis dovete sapere che anche mio figlio è un appassionato di profumi e devo dire che su questa cosa ha preso da me, letteralmente. E lui piano piano sta iniziando a intraprendere questa, diciamo, questa sua passione che evolve man mano sempre di più. E così lui spesso va anche nelle profumerie di nicchia, perché lui adora quel genere, e tra le tante. Una sera, quando lui tornò da lavorare, perché noi andammo al centro commerciale un po' di tempo fa, io gli presi un profumo per il suo onomastico che è stato in questi giorni e io ne volevo anch'io uno, ma non c'era, c'era solo il tester e quindi presi soltanto, insomma, il suo. Faccio vedere quello che lui si scelse. Sto parlando di profumi arabi. Sono decisamente dei profumi che io non avevo mai sentito e che mi ha fatto scoprire mio figlio. Quindi devo dire che mi sta facendo appassionare anche a me a quella linea di profumi. Tant'è vero che ne ho acquistato anch'io uno. Ma vi faccio vedere quello che io gli ho regalato. Stiamo parlando di profumi di. Allora, inizio a farvi vedere quello che lui si è scelto ed è Naber, questo qua, col pack giallo. Ce ne sono vari. C'è questo, c'è quello col pack verde, col pack bianco, in due tipologie, con la scritta azzurra e con la scritta rossa. Lui si è scelto questo e devo dire che ha avuto un'ottima idea perché è stupendo questo. Io non so se è unisex oppure no, ma penso di sì, perché ha delle note dolci all'interno che a me piacciono tanto, quindi sicuramente lo utilizzerò anche io. E questo è il pack. Come vedete è veramente super super bello, sembra una boccetta di Aladino, nelle favole di Aladino, Jasmine, insomma. Raga, è troppo buono, veramente. Poi magari mi fate sapere se volete anche un video inerente ai profumi che lui si è scelto. Magari può essere anche un'idea per i maschietti, perché no? Per l'appunto, io avevo visto uno che mi piaceva, sempre di quella linea, quello bianco con la scritta azzurra, però in negozio non ce l'avevano. E lui, dopo qualche giorno, si presentò con questa busta. Chi mi segue sa, insomma, l'ha visto già su Facebook, eccetera, eccetera. E me lo ha trovato ed eccolo qua, quello che io volevo. Mi ha fatto un regalo, mi ha detto: io so che ti piace e te l'ho voluto regalare. Una sera dopo il lavoro me lo andò a prendere, insomma. E questa è la boccetta che io ho adorato fin da subito, da quando l'ho sentito praticamente. Mamma mia, ragazza, ma che cos'è?
Questo è un profumo nettamente da donna, so che è uscito nel 2022, comunque vi farò un video a parte sicuramente, perché è troppo 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 bello e sono da 100 ml. Poi un'altra sera invece siamo andati, sempre, vabbè, uno di quei giorni che dove noi andiamo al centro commerciale, al ritorno siamo andati in una profumeria di Napoli, dove, vabbè, questo è un negozio di profumi che segue mio figlio su TikTok ed era curioso di vedere i profumi da vicino. E così, visto che era presto, quando uscimmo dal centro commerciale, ci recammo a Napoli e andammo a vedere questo negozio. E devo dire che si è praticamente scelto un profumo che poi alla fine gliel'ho regalato io, perché poi ne ho preso un altro anche per me che dopo vi faccio vedere, e si è preso questo qui. Stiamo parlando sempre di profumi arabi, in questo caso sempre da 100 ml il Kashbab All Oud, penso che si dica, ed è questo qua. Fatto così, raga, ha un pack straordinario, veramente. Cioè, è bellissimo. Mamma mia, ovviamente lui questi già li sta utilizzando, come anch'io, tra l'altro, per vedere anche la durata e tutto quanto. Questi sono quelli da 30 euro, che spesso però io ho visto che anche su Amazon li vendono anche un po' a meno. A volte mettono le offerte, infatti io sto seguendo alcuni profumi che voglio prendere, e quindi questo è il profumo. Invece per me mi sono presa un profumo di Lattafa, il mio primo profumo di Lattafa, Yara. Anche Yara ha diverse tipologie di profumazioni, tant'è vero che ce ne sono altre due che mi intrigano tanto e le sto seguendo appunto su Amazon perché sono in offerta e voglio vedere se riesco a prendermele. Intanto mi sono presa questa anche io in quel negozio e già ovviamente l'ho spruzzato e me lo sono già utilizzato, però voglio dare un po' più di tempo, insomma. Questo è il pack, raga, cioè è fantastico, veramente. Anche questo da 100 ml, anche questo 30 euro e mamma mia, sa di dolce, vaniglioso. Zucchero a velo, fragola, insomma, se vi piace quel genere là, ovviamente devono piacere i profumi dolci, dolci, dolci e io lo adoro. Anche di questo, ovviamente, poi vi farò una recensione a parte, magari di questi miei primi profumi arabi. Troppo, troppo, troppo bello e veramente stupendo. Per concludere la scia dei profumi, sempre mio figlio è andato in una profumeria di nicchia, questa volta sempre a Napoli, che è bellissimo, mi ha raccontato, perché poi lui è andato da solo, insomma. E questa è la profumeria che sta a Napoli, mi ha detto che è troppo bella, insomma. Gli ha fatto anche qualche campioncino e il profumo che lui si è scelto, sempre arabo, è questo qui, che praticamente, ragazze, è un gelato al limone, cioè ha la profumazione di un gelato al limone. E io anche questo, quando l'ho sentito, ho detto, ma a me mi sa che anche questo ogni tanto me lo vado a spruzzare. Il suo pack è fatto così, ragazze, veramente particolarissimo. Ieri sera, tra l'altro, se l'ha indossato, raga, ma che ve lo dico a fare? È super super buono. Si sente proprio il gelato al limone, si sente proprio la profumazione del limone, troppo troppo bello. Questa profumeria ovviamente ha tantissime profumi, ha tantissimi profumi di qualità, diciamo di un certo valore, tra cui bianco latte. Io ero curiosissima di sentire il profumo bianco latte perché ne ho sentito parlare tantissimo e mi ha fatto fare un campioncino che io ovviamente subito come l'ho sentito e subito mi è piaciuto, l'ho voluto subito, ecco, indossarlo, anche se stavo a casa, anche se ero anche in pigiama quella sera. E raga, io l'ho spruzzato qui, lo sento ancora. Da ieri sera l'ho sentito
Lo sento ancora, pensate che io lo avevo messo sul pigiama ieri sera, stamattina che avevo il pigiama lo sentivo ancora, stanotte nel girarmi nel letto lo sentivo ancora. Raga, io questo, ma sapete come me lo tengo caro questo? Dicono che ci sia un dupe che lo ha fatto molto molto simile, se non uguale, e sono quelli del brand LPDO. Non so se sia una cosa vera, comunque sia, sto valutando un po' se prendere quello oppure direttamente farmi regalare da mio marito questo qui. O magari, ecco, dividiamo un po' la spesa, perché comunque ha un suo costo molto grande, insomma, rispetto al mio standard. Ma è stupendo, ragazze, è stupendo. Allora, poi andiamo avanti, acquisti di abbigliamento. Per l'appunto, io ho fatto, e mio marito abbiamo fatto i regali a mio figlio sia per l'onomastico che per Pasqua. Oltre all'uovo di Pasqua, che lui si è scelto il Lind, io personalmente mi sono scelta il Bauli, quello lei fondente, con la speranza che mi esca l'orsetto Tune, vedremo. Gli abbiamo regalato un bel giubbino in similpelle da Alcott perché praticamente il suo che aveva purtroppo non ho capito perché, forse per via che sono similpelle, si rovinano sempre questi giubbini. Comunque ci è piaciuto subito e tra l'altro era anche scontato e io l'ho preso. Molto molto simile a quello che lui aveva, eccolo qua, fatto così, troppo troppo bello. Mo ci devo mettere il copri giacca, ne devo comprare altri perché io già ne avevo comprati, però mi sono finiti, li devo ricomprare. Questo qua l'abbiamo pagato 36 euro scontato invece di 55. E devo dire che è troppo troppo bello e penso proprio che se lo metterà nei prossimi giorni di festa di Pasqua. Da OVS anche per me ho preso un giubbino di pelle. Sapete che io già ne avevo preso uno sempre all'OVS, però questa volta l'ho trovato proprio il chiodo che l'altra volta non trovai. Questa volta l'ho trovato e quindi automaticamente l'avevo misurato, poi l'avevo posato perché comunque non è che costava poco. E quindi alla fine mio marito mi ha fatto la sorpresa e me l'ha andato a prendere. Ed è fatto così. Porta la cerniera così. Vi metto il video di quando l'ho indossato, le foto, il video fatto e questo. Va corto. È troppo troppo bello. Mi piaceva troppo, troppo, troppo e quindi ci siamo fatti il giubbino di pelle sia io che mio figlio. Da Candida c'erano tantissime offerte di abbigliamento. Io ho trovato un vestitino, ragazze, troppo, troppo carino e stava a 7 euro. Come facevo a non prenderlo? Era taglia unica, mi sono detta, vabbè, proviamolo, ma che vada, insomma. Ci ho provato e invece mi va benissimo. È questo colore qui, scende corto, cioè è veramente corto, devo dire. Però con una calza doppia, insomma, si può fare. Porta la manica a quasi a tre quarti, sbarazzina così. E anche qui porta un po' di volant sotto. Troppo, troppo carino. Mi piacevano i colori. E mi piaceva, insomma, come mi stava. Poi siamo andati da Primark e qui da Primark ho praticamente fatto un po' la cattiva perché c'era la collezione nuova primaverile di Rita Ora
Mi sono data un po' alla pazza gioia, sperando che però non mi deludesse. E infatti poi così è stato. Vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, in primis, prima cosa ho preso questo toppino, diciamo, che mi piaceva molto come mi scendeva sul jeans. Infatti la utilizzerò proprio sul jeans. Poi, vabbè, vedrete la foto. È fatto così. E di questi qua calzano un po' strettini, quindi se siete abbondanti di seno come me, vi conviene sempre prendere una taglia in più. E infatti io ho preso la XL perché appunto la L era troppo, diciamo, sacrificata, e quindi mi sono presa la XL ed è perfetta, mi va benissimo, mi piace tantissimo. Poi un altro è questo qui. Troppo troppo bello, mi piaceva molto il fatto di questo gioco che scende di lato con diciamo asimmetrico, fatto così dietro. Anche questo mi piaceva molto come mi stava sopra il jeans, ha le bretelline che si possono regolare. Anche questo ho preso la XL per lo stesso motivo e mi piaceva tantissimo, molto molto fine secondo me. Poi una cosa che non fa parte della collezione, mi sono presa un paio di scarpette da ginnastica bianche. Vediamo se riesco, se il tempo ce lo permette, perché noi a Pasqua andremo vicino al mare, al ristorante vicino al mare, e faremo la Pasqua tutti e tre. Abbiamo organizzato di stare fuori tutti e tre per la Pasqua, per il giorno di Pasqua, e abbiamo insomma, prenotato e quindi abbiamo prenotato al ristorante per la domenica di Pasqua. E vediamo un attimo. Ora sono veramente indecisa, tra l'altro, di cosa indossare, sperando che il tempo me lo permetti. Insomma, mi sono presa le scarpette bianche, sono super super comode. Ho utilizzato quelle azzurre che già vi feci vedere, sempre di Primark, e sono comodissime. Collezione di Rita Ora, mi sono presa questo duo di foulard, sempre perché mi sono fissata con questi colori quest'anno, azzurro e rosa. Poi mi sono presa gli occhiali da sole, sempre di Rita Ora. Raga, 5 euro queste qua le ho pagate, vabbè, erano troppo troppo carine. E poi, e quello era l'ultimo articolo di Rita Ora. Poi mi sono presa due di queste borse a marsupio. Le ho trovate carine, molto, come dire, sportive a marsupio. Sapete la mia mania di queste borse in questo periodo. Sono comode, comode, subito le metto, le cambio, le lavo, insomma così. E l'ho presa anche rosa, ovviamente. Poi ragazzi, nel frattempo ho dovuto stoppare perché sono dovuta correre dalla nutrizionista, che oggi avevo l'appuntamento. E approfitto di dirvi che sono scesa altri 3 kg e tanti tanti centimetri per quanto riguarda il torace, la vita, le braccia, cioè assurdo. Sono arrivata a meno 45 kg, troppo fiera di me, contentissima dei miei sacrifici. E tutto quanto, sono super super elettrica, che non me l'aspettavo, perché stamattina dovete sapere che io mi sono pesata stamattina, insomma, e mi portava un peso da lei. Solitamente mi porta sempre quel grammo in più, qualcosina in più, insomma. Stavolta è stato il contrario, mi ha portata meno rispetto a quello che io mi aspettavo, quindi troppo troppo contenta. Bene, sono vicina ai meno 50 kg, ragazze, non vedo l'ora veramente. Comunque, dopo avervi detto questa bella notizia, io continuerei subito subito perché dobbiamo ancora pranzare. È 1:30, io ancora devo pranzare, devo ancora cucinare.
Oggi pasta col tonno e olive, infatti tra l'altro non mi ha neanche cambiata la dieta perché è andata super bene con questa dieta, con questa di questo mese, e ad aprile insomma mi ha lasciata la stessa dieta e mi ha lasciato ovviamente le giornate di Pasqua e Pasquetta libere e poi vabbè farò un po' di detox per comunque per ripurificarsi un po' da quello che andremo a mangiare, che poi non sarà mai come mangiamo in casa, perché ai ristoranti si sa, non si mangia tantissimo rispetto a come si potrebbe mangiare a casa, insomma. Comunque meglio per me da un lato, così mangio meno. Sono troppo contenta. Comunque andiamo avanti. Vi faccio vedere cosa ho preso ancora. Da H&M ho preso questa bellissima giacca rosa che porta le maniche a tre quarti con un po' di arricciamento, porta le tasche che vabbè sono chiuse, però volendo si possono aprire e si fa praticamente al si aprono, insomma, non ha bottoni, semplicissima. Mi piaceva moltissimo perché guardate, è fatta con questo tipo di lavorazione, insomma, non è liscio. Mi piace tantissimo. Ho preso questa. Poi ho preso invece, sempre da Primark, sono un po' elettrizzata, quindi scusate. Da Primark sempre ho preso quest'altra maglietta con il rosa. E ragazzi, ho preso la M. Troppo, troppo contenta di aver potuto acquistare una maglietta di taglia M, rosa, manica corta. E sto pensando un po' di outfit da fare per questa Pasqua. Poi, che cosa vi volevo far vedere più? Poi, sempre da Primark mi sono presa anche una camicia di jeans. Questa qua, fatta con ovviamente a manica lunga, con i polsini, così. E questa qua l'ho pagata 17. La maglietta 3,50 euro, che poi vabbè, appena posso, me ne voglio prendere qualcun'altra. Fatta così. E poi, sempre da H&M, vabbè, tutta sgualcita perché, come al solito, nelle buste mettono tutto maltrattato. Mi sono messa anche una camicia rosa con le maniche lunghe. Fatta così. Questa me l'ho presa nella taglia L, 20 euro. Bella, bella, bella. E poi infine ho preso un po' di prodotti nuovi da testare, qualcosa nuovo sempre che però ho iniziato a testare. E sto parlando di shampoo e balsamo ultra dolce delicatezza all'avena, crema di riso e latte di avena bio. Questi qua che ancora li devo provare, sono curiosa. E poi ho preso questo di Alama, lo shampoo per capelli ricci. Allora, questo l'ho utilizzato una volta e mi è piaciuto tantissimo. Infatti voglio prendere anche il balsamo per appunto utilizzarli in combo. Devo dire che questo shampoo rispetto ad altri che ho utilizzato sempre per capelli ricci, ho notato che già da subito il mio capello subito ha preso il riccio. Anche nel momento in cui lo stavo sciacquando. Senza far scrunch con le dita, il capello già prendeva il riccio, insomma. Mi piace molto anche la profumazione. Come prima impressione, devo dire che è stato abbastanza buona. Ragazze, nel frattempo sono arrivati due pacchetti di profumi arabi e di nicchia, che già vi avevo anticipato nel video e poi vi faccio vedere questo qui in primis, che è quello arabo che ho comprato su Amazon, e questo qua di nicchia lo aprirò poi quando torna mio figlio da lavorare, perché è giusto che sia così, visto che è un profumo che abbiamo comprato insieme e a me non mi va di aprirlo senza di lui, insomma. Comunque lo vedrete in questo video. Allora, spacchettato quello di Amazon, ben imballato, come potete vedere. Ed eccolo qua. Ho preso il Tafa Yara, quello bianco, che volevo prendere prima di quello rosa, sinceramente.
Però poi ho trovato prima il rosa e quindi presi prima il rosa. Questa volta ho preso il bianco in offerta su Amazon e poi sicuramente voglio prendere un altro che ha il pack arancione, però quello è un po' più estivo e comunque sia appena possibile anche quello prenderò su Amazon. Ora lo apriamo. La sua confezione, l'ho già anche sentito e già vi dico che mi piace tantissimo. Ho preso il Lattafa bianco, raga, è 100 ml, io l'ho preso su Amazon a 27 euro in offerta. Ragazzi, è buonissimo. Anche questo, se amate i profumi dolci, guardate quanto è bello anche il pack. Cioè, è stupendo. Io già me lo sono spruzzato prima perché, ripeto, lo stavo già... Avevo aperto il pacco, pensavo che stesse registrando, invece poi mi sono accorta di no. Bene. Comunque me ne sono accorta giusto in tempo. Ragazze, è dolcissimo. La nota che più si sente appena che si spruzza è proprio la nota dolce. Comunque vi scrivo le note olfattive del profumo qui all'interno del video, che come sapete sto registrando col telefono e quindi per fare prima faccio così. Troppo troppo buono, ragazze. Questo si trova anche in altri siti. Troppo buono. Se amate questo genere ve lo consiglio. Tra l'altro io a breve prenderò anche quello col pack arancione, che è un profumo più estivo, diciamo, più tropicale, e però sicuramente lo prenderò anche quello. Ragazze, è buonissimo. Se avete la possibilità di andarlo a sentire da vicino, ancora meglio. Comunque troppo troppo bello. Ragazze, poi è arrivato anche un altro pacco, questa volta profumi di nicchia. Io con mio figlio e mio marito ci siamo fatti un bel regalo per Pasqua e abbiamo, come dire, unite le forze, abbiamo preso un bel profumo di nicchia, quindi un bel profumo importante, ma questo lo aprirò quando tornerà mio figlio da lavoro, quindi appena viene lo aprirò insieme a lui, io già so qual è. E poi vabbè, ve lo farò vedere. All'interno ci hanno omaggiato anche di ben 10 campioncini che ci hanno fatto scegliere i profumi di nicchia sempre.